Ariom, come avrete sentito in questi giorni, avrete appreso sicuramente dalla newsletter di Citizen, il centro ha deciso per disposizioni comunali e regionali di evitare l'apertura al pubblico, appunto per un fattore di sicurezza, di velocità di contagio del virus che appunto sta girando all'interno della Lombardia, che è una delle regioni focolaio di questa infezione. Non starò qui a commentare tutti gli accadimenti che sicuramente tutti voi state seguendo in questi giorni. E Citizen ha deciso comunque di adottare questa manovra cautelativa nei confronti dei propri allievi, del proprio staff, del proprio personale. Nonostante il centro sia chiuso, noi insegnanti di Citizen comunque vogliamo farvi sapere che ci siamo per i nostri allievi, ci stiamo facendo questo video e volendo appunto comunicare la nostra presenza, nonostante fisicamente il centro sia chiuso, nonostante Citizen sia chiuso per questa settimana, e poi ovviamente vedremo dopo gli sviluppi di questi giorni che cosa si penserà di fare o quale misura adottare. Ripeto, noi insegnanti di Citizen ci siamo per tutti gli iscritti, ci siamo anche tra noi insegnanti, ci siamo per lo staff, ci siamo con Carol, Cristina, Deborah, che appunto sono le tre personalità di punta di Citizen. E quindi vogliamo dimostrarvi la nostra vicinanza. Io questa sera vi farò ascoltare un kirtan, un mantra cantato, che si chiama Jaya Durga Lakshmi Sarasvati. Quindi buon ascolto, potete chiudere gli occhi e rimanere in ascolto delle parole del mantra. Come dico sempre anche durante le mie lezioni, in un mantra non è importante capirne il significato, anche se non stiamo invocando divinità della babuasia, come ripeto sempre ai miei allievi. Ma è più importante la vibrazione, in quanto il sanscrito è una lingua ad alto contenuto vibrazionale che appunto agisce sulle onde cerebrali del nostro cervello. Chiudete gli occhi, godetevi questi minuti di kirtan, anche ascoltare per esempio un kirtan è una pratica che potete fare a casa insieme alla pratica delle posizioni, delle respirazioni, della concentrazione. Anche ascoltare un mantra viene considerato appunto una pratica di Nada Yoga. Il suono ha un effetto molto potente sul corpo e sulla mente. Quindi vediamo questo tempo che ci è stato dato da queste restrizioni cittadine comunali come anche un'opportunità per fare tutte quelle cose che non riusciamo a fare di solito, come leggere un libro buttato sul comodino della stanza che non abbiamo mai tempo di leggere, piuttosto che sperimentare delle pratiche da sole, oppure se volete sentire un insegnante Citizen, noi siamo comunque a disposizione per supportarvi anche se volete sperimentare una pratica da soli a casa. Il Kirtan, ripeto, si chiama Jaya Durga Lakshmi Sarasvati. Jagadambe Bhavani Jaya.
Arion Tazzat,